Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Alzi la mano chi di voi non conosce questo marchio. Sono convinto che chiunque stia guardando questo video conosce il marchio Commodore. Questo marchio che ha fatto la storia sia per l'innovazione che per il numero di pezzi venduti. Cioè veramente un marchio che ha fatto storia. Tra gli anni 80 e gli anni 90 questo marchio ha spopolato nelle case di tutti noi. E non solo nelle case ma anche dentro di noi, perché ormai abbiamo immortalato dentro di noi dei momenti unici di felicità e di divertimento, ragazzi, che ci ha dato il marchio Commodore. E mi direte: ok Andrea, ma perché ci stai parlando del marchio Commodore? Perché se dovessi dirvi che ho qua un tablet della Commodore, come reagireste? Io, ragazzi, mi sono emozionato che quasi mi mettevo a piangere, perché rivedere il marchio Commodore su un device dei giorni nostri mi ha emozionato in maniera incredibile. Quindi ragazzi, adesso direi di mettere via il logo che ho inciso su questa tavoletta di legno per farvi vedere quello che è il tablet della Commodore. Sì ragazzi, questo è un tablet, come vedete, della Commodore Engineering, che ha il marchio Commodore per l'Italia e per altri paesi europei. Quindi loro sono possessori del marchio Commodore appunto per l'Italia e hanno, ragazzi, prodotto questo tablet. Un tablet che si chiama ETAB 64, ovviamente, perché comunque il Commodore 64 è stato sicuramente il prodotto Commodore più venduto e più desiderato tra i ragazzi degli anni 80, e capite bene che quando mi è arrivato questo prodotto mi stavo per mettere a piangere, perché comunque anche la confezione ovviamente ricorda quello che sono i colori Commodore, quindi sia ovviamente il logo, il marchio, il 64, e anche questa colorazione è davvero tanta roba. Quindi ragazzi, adesso, prima di parlare delle sue caratteristiche, direi di fare un unboxing per farvi vedere com'è il prodotto da vicino. Sono emozionantissimo, non so se si capisce, perché ragazzi, dentro di me, ma penso anche dentro di voi, ci sono pezzi della vostra vita, della mia vita, marchiati Commodore. Quindi ragazzi, facciamo un unboxing di questo prodotto super emozionante. Sfiliamo la scatola da quello che è la copertina, che vado a mettere qua perché questa copertina, ragazzi, mi fa impazzire. Andiamo ad aprire la scatola ed ecco che ormai ci siamo, ragazzi. Siete pronti? E voilà! Ed ecco a voi ETAB 64. Qua sopra abbiamo un manuale di istruzioni, molto semplice ovviamente perché è un tablet, ma che ci spiega le sue caratteristiche principali dal punto di vista dei tasti, delle connessioni e via dicendo. Andiamo a metterlo qua da parte e qua abbiamo lui, l'ETAB 64. Adesso vado a togliere il cellophane protettivo e ragazzi, guardate il logo serigrafato dentro Commodore dietro al tablet, che è tanta roba. Cioè solo questo vale il tablet, veramente. Avere un dispositivo dei giorni nostri marchiato Commodore, poi marchiato ufficialmente Commodore, perché questo marchio appunto è di proprietà della Commodore Engineering, davvero è emozionantissimo. Infatti anche qua vedete design by Commodore Industries Ltd, quindi tanta roba, anzi direi tantissima roba. Adesso andiamo ad accantonarlo un attimo, guardiamo cosa c'è ancora nella confezione, perché è davvero molto completo questo tablet. Andiamo a spostare i bordi antiurto e qua ragazzi abbiamo un'altra chicca. Guardate cosa abbiamo qua incluso nella confezione, guardate, una cover già inclusa in confezione con tastiera, cioè veramente top. Quindi abbiamo la cover con la tastiera con connessione fisica, quindi non è una tastiera che si connette Bluetooth ma che si connette fisicamente al tablet, ma questo poi lo vedremo tra poco. Quindi già questo, ragazzi, è un accessorio davvero spettacolare ad averlo direttamente nella confezione. E poi qua da parte, nella piccola scatoletta sul fianco che adesso vado ad aprire, abbiamo l'alimentatore con l'adattatore europeo
e il cavo Type-C USB per la ricarica. Quindi questo è tutto quello che abbiamo nella confezione, che però direi che è tantissimo, perché avere un tablet con la cover, la tastiera incorporata con connessione fisica, secondo me è già incredibile. Quindi andiamo a prendere il nostro ETab 64 e andiamo ad analizzarlo. Allora, nella parte superiore abbiamo il tasto d'accensione, il tasto per alzare ed abbassare il volume e la presa Type-C per la ricarica. Poi qua sotto abbiamo gli altoparlanti e i pin per la connessione della tastiera. Come ho detto, è connessione fisica, e questo sicuramente è fantastico, perché comunque è meglio una connessione fisica di una connessione Bluetooth. Poi da questa parte non abbiamo niente, mentre da quest'altra parte abbiamo un doppio slot per o mettere due SIM o per mettere una micro SD aggiuntiva e una SIM. E poi qua abbiamo l'ingresso per il jack delle cuffie. Poi nella parte sotto abbiamo una fotocamera da 8 megapixel e ovviamente il flash, che poi diventa anche una piccola torcia a LED. Frontalmente abbiamo un'altra fotocamera, che è una fotocamera da 5 megapixel, e le sue caratteristiche, ragazzi, sono di un tablet di fascia media, quindi non ha prestazioni pazzesche, ma al prezzo che vi viene venduto e con il marchio che abbiamo sulla confezione e serigrafato dietro al tablet, ragazzi, il prezzo è incredibile, perché viene venduto direttamente da Commodore Engineering nel loro sito commodore.inc a 219 euro. Avete capito bene, ragazzi, 219 euro per avere questo tablet con cover e tastiera. Il tablet, come ho detto, è di fascia media, monta un processore 8 core SC9863 a 4 giga di RAM e 64 giga di memoria, espandibili poi con una micro SD. Abbiamo un display LCD da 10.1 pollici con una risoluzione da 1920x1200, monta come sistema operativo Android 10, monta una batteria da 6000 mAh che gli permette di avere molta autonomia, un Bluetooth 5.0 ed un Wi-Fi dual band, quindi un Wi-Fi che è sia 2,4 GHz che 5 GHz. Quindi un tablet sì di media fascia per quanto riguarda le sue prestazioni, ma che, ragazzi, è davvero completissimo, e ripeto, a 219 euro secondo me è incredibile. Adesso però direi di vederlo da vicino e di andare ad accenderlo, perché già l'accensione sicuramente vi lascerà a bocca aperta. Quindi direi di andare ad inserirlo direttamente nella cover, quindi lo vado ad inserire qua sotto dove faccio agganciare i pin, vado a spingere e clac, l'ho agganciato. Vado adesso a piegare l'aletta posteriore per dargli l'inclinazione, e ragazzi, tanta roba, perché comunque parliamo di un tablet che non costa cifre folli, ma che davvero ci dà tantissimo. Adesso però direi di andare ad accenderlo, perché merita, l'accensione merita. Qua quasi mi veniva giù la lacrimuccia. Ragazzi, guardate la schermata iniziale, io mi sono commosso, Quindi gli diamo un attimo il tempo di accendersi. Come abbiamo detto, lui monta Android 10, quindi un sistema operativo un po' sorpassato rispetto all'ultima versione, che è Android 12, ma sicuramente una versione molto collaudata e che poi gira bene su questo tipo di dispositivo. Una volta acceso e configurato, ovviamente io l'ho già configurato, quindi il wifi, tutte le varie opzioni da attivare, geolocalizzazione, tutte le cose, inserire ovviamente il nostro account Google. Una volta fatto tutto questo, ci troveremo questa schermata, quindi avremo come sfondo questo logo Commodore. Come vi ho detto, il tablet secondo me funziona benissimo, è molto fluido nei movimenti, infatti anche il touch mi è piaciuto tantissimo, vedete come scorre bene, e davvero secondo me per il prezzo che costa questo tablet è super completo e super affidabile, e soprattutto molto molto concreto. Sicuramente un tablet che all'interno di una famiglia è davvero utile, perché comunque anche per i ragazzini o per i bambini che magari devono fare la DAD o che devono studiare usando un tablet, o se dovete lavorare da casa, ovviamente, ripeto, non per fare editing video o cose estreme, ma se dovete fare lavori di ufficio, se dovete fare delle videoconferenze, cioè tutti questi lavori lui li fa benissimo. La fotocamera posteriore mi è piaciuta tanto, da 8 megapixel. Mi raccomando, ragazzi, nel caso
acquistiate questo tablet, togliete la pellicola. Sembra che non c'è la pellicola sulla fotocamera, non si vede perché non sporge da nessuna parte, quindi è come se non ci fosse, ma se andate con l'unghietta a grattare c'è la pellicola, tiratela via, perché altrimenti le foto non saranno perfette, saranno un po' sbiadite, avranno questi colori molto tenui, non saranno nitidissime, ma tutto è dovuto a questa pellicola che proprio sembra che non c'è. Io all'inizio ho detto no dai, ma che fotocamera scadente c'è, e invece no ragazzi, grattando con l'unghia c'era la pellicola e tutto è cambiato. La fotocamera mi è piaciuta molto, se la valutiamo ovviamente in un tablet che costa 219 euro, cioè bisogna sempre dare un termine di valore e paragone magari con altri dispositivi, rapportando quello che è il prezzo che andiamo ad acquistare il prodotto. Quindi quando un prodotto non costa cifre assurde e fa cose buone, è come se facesse cose incredibili, perché lo stiamo pagando un determinato prezzo, e se le fa bene acquistano ancora più valore che se acquistiamo un prodotto che costa tanto e fa le cose bene e grazie, ok, quello deve farle benissimo. Lui si interfaccia subito con la tastiera, quindi vedete come la frecciolina del mouse è reattiva, anche la tastiera è molto reattiva. Adesso vi faccio vedere a scrivere qualcosa, quindi vado ad aprire le note e proviamo a scrivere qualcosa. Ciao ragazzi, io sono e tab. Quindi anche questo accessorio è incredibile in questo prezzo. E poi per vedere comunque come si comporta anche con gli emulatori, che comunque mettono un po' sotto pressione i device e gli hardware dei device, ho installato Mame Android, questo emulatore per giochi Mame. Ho provato ad installare Wonderboy, vado a farlo partire e ragazzi è emozionante. Vado ad inserire le monetine, vado a fare start e ragazzi, capite che è tanta roba, Vedete come è fluido, come si comporta bene, perché comunque muovere degli emulatori sicuramente non è semplice, perché comunque ripeto è un dispositivo che non ha caratteristiche da paura per quanto riguarda la sua componentistica hardware, ma è davvero concreto. E secondo me ok il marchio Commodore, ok tutto, ma vale sicuramente di più di quello che è il prezzo d'acquisto, davvero incredibile. Adesso usciamo da qua perché se no inizio a giocare non smetto più. E poi ovviamente, essendo un prodotto marchiato Commodore, ho installato anche vari emulatori Commodore per non farmi mancare niente. Questo è incredibile perché se lo andiamo ad aprire ragazzi riproduce la schermata d'avvio del Commodore 64 e mi fa impazzire. Ovviamente anche qua poi si possono caricare tutti i giochi Commodore 64 ed è incredibile. Vedete che funziona con la tastiera, quindi io scrivo adesso a caso, cioè sembra di avere il Commodore 64. E poi ovviamente l'ho provato con YouTube, perché comunque chi acquista un tablet sicuramente lo utilizzerà con YouTube. Allora direi di andare ad aprire uno dei miei ultimi video, andiamo a metterlo a schermo intero, guardiamo che risoluzione abbiamo in questo momento. Siamo un po' bassi di risoluzione, andiamo a mettere la risoluzione massima di questo video che è 1080p, la qualità direi ottima, YouTube si comporta benissimo con questo device. E poi ragazzi, all'interno di questo tablet troviamo due particolari, sono due giochi in stile arcade prodotti sempre dalla Commodore Engineering, perché loro comunque nel loro sito che si chiama Commodore.inc, vi lascio tutto qua sotto in descrizione, ovviamente sviluppano anche giochi che girano ovviamente su sistemi Android, ma che riproducono lo stile dei giochi arcade. Per esempio, se io vado ad aprire Apogee X, vedete che lo stile è quello classico dei giochi Commodore di allora, anche la grafica molto simile. Facendolo partire vedete come lo stile richiama molto quello dei giochi arcade. Stessa cosa poi è per l'altro gioco che abbiamo incluso, che è Metal Commando, che ricorda sicuramente molto Metal Slug, è molto molto simile per tipo di concezione, per grafica se vogliamo, molto molto simile in tutti il concetto di gioco, davvero molto simile, anche se cambiano i personaggi, però l'idea è questa. E soprattutto vedere il logo Commodore Engineering con la C di Commodore dietro la schermata di gioco è davvero tanta tanta roba. Aspettate che spengo perché sennò
fa un casino allucinante. E poi ovviamente per testarlo ho provato ad installare Real Racing 3, un gioco pesante ovviamente per questi dispositivi portatili, e devo dire che comunque secondo me si difende benissimo. Infatti adesso vi faccio vedere. Allora, facciamo partire il gioco così ve lo faccio vedere in azione. Vado ovviamente a mettermi in posizione perché per pilotare bisogna muovere il tablet. Ok, pronti, partenza e via. Comunque vedete che la fluidità c'è, nel senso, non dico che sia al massimo dei suoi fotogrammi, però sicuramente non è scattoso ed è sicuramente un gioco molto pesante. Ovviamente adesso sto guidando alla Ramengo perché sto parlando e sono anche messo scomodissimo, però vedete che il comportamento a livello video secondo me non è niente male davvero, E comunque Real Racing 3 è un gioco direi molto pesante da sopportare, È uno sicuramente di quelli che mette alla prova l'hardware del dispositivo, perché comunque anche se un tablet di fascia media e non ha caratteristiche da paura, ragazzi, sicuramente ha tanto di buono. E soprattutto, ripeto, a 219 euro, vi lascio il link in descrizione, con la tastiera e il marchio Commodore, capite che non ha prezzo, cioè secondo me non ha prezzo. Per chi come me ha dentro di sé il marchio Commodore, se lo porterà fino alla fine dei suoi giorni, è sicuramente tanta roba. Quindi ragazzi, spero di avervi trasmesso le emozioni che ho provato io quando ho ricevuto questo prodotto, quando l'ho tirato fuori dalla confezione, quando ho visto il marchio Commodore, quando ho visto il logo Commodore serigrafato dietro al tablet, quando ho visto il logo Commodore, quando ho acceso il tablet. E quindi ragazzi, se anche voi come me siete stati segnati e lo sarete per sempre dal marchio Commodore, non potete che acquistare questo prodotto, assolutamente sì, secondo me assolutamente va acquistato, solo appunto per avere un prodotto dei giorni nostri marchiato Commodore. E quindi ragazzi, se questo mio video in cui ho portato tutte le mie emozioni, dove ho cercato di riportarvi indietro nel tempo quando eravate molto più giovani di adesso, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test o una novità come questa. Ciao e al prossimo video.